Buongiorno a tutti, ciao di nuovo. Eccoci a un altro video per raccontarvi ancora qualcosa degli oli essenziali che sono nelle offerte BOGO in corso in questi giorni. In particolar modo in questo video vi voglio parlare del Copaiba, dell'olio essenziale di Copaiba e dell'olio essenziale Wintergreen. Allora, acquistando il Copaiba in questa offerta riceverete in regalo Wintergreen. E anche questi sono due oli veramente eccezionali, si possono usare in diverse maniere che adesso ve le spiegherò e quindi è peccato lasciarseli sfuggire, insomma. Iniziamo dalla Copaiba, che è una resina. Questo olio essenziale è appunto ricavato dalla resina di quest'albero e ha mille proprietà perché si può utilizzare veramente per tante cose. Può calmare le sensazioni di disagio e di agitazione, magari unendolo agli oli essenziali di fiori. Potete fare una miscela col Copaiba anche da solo, ma potete appunto per aumentare questa sensazione di calma aggiungerlo a degli oli essenziali di fiori. Così come potete migliorare l'umore, sempre utilizzando il Copaiba in diffusione, ma aggiungendo magari qualche goccia di un olio agrumato che può essere il White Orange o il Polvermo. E potete anche conciliare il sonno, quindi già vedete che fa già un sacco di cose, conciliare il sonno e potete per esempio fare una miscela che a me piace in particolar modo con il Copaiba, aggiungere delle gocce di vetiver, di lavanda e di Wild Orange. Prima di andare a dormire lo diffondete nella camera da letto e concilia il sonno. Va molto bene anche per la pelle, soprattutto per la pelle grassa. Quindi cosa dovete fare? Se avete la pelle grassa è sufficiente unire una goccia di olio essenziale di Copaiba nella crema che utilizzate normalmente per la vostra pelle. Aiuta proprio a renderla un po' più asciutta, diciamo così. Diciamo che in generale questo olio essenziale dona proprio un benessere per diversi apparati del nostro corpo e diciamo che mantiene alte le difese immunitarie, aiuta in questo, quindi è anche una buona cosa assumerne una goccia ogni giorno internamente, quindi in un bicchiere d'acqua, mettendole in bocca sotto la lingua oppure se non piace il sapore, il gusto, potete mettere in una capsula vegetale e ingerirla in questa maniera. Un'altra cosa che l'ho lasciata per ultima, ma non è da ultimo assolutamente, perché una delle proprietà maggiori di questo olio è proprio l'antinfiammatorio e va benissimo per alleviare i dolori muscolari. Quindi potete fare un bel massaggio con questo olio. Ne bastano davvero poche gocce, diluitelo sempre in una crema o in un olio vettore e potete farvi un massaggio lenitivo e rigenerante anche. Io lo abbino molto per i muscoli al Deep Blue, che è una miscela anche presente in doTERRA per chi non la conosce, che tra l'altro niente, mi collego poi con il Wintergreen, il prossimo olio essenziale che andrò a parlarvi, perché appunto questo Deep Blue contiene anche il Wintergreen. Però ritornando al Copaiba, appunto va molto molto bene per tutto quello che è dolori muscolari e articolari. E come sempre sapete che lavorano anche tanto sulle emozioni. Questa volta voglio leggervi una piccola parte della carta emozionale dell'olio di Copaiba e ve la leggo proprio. Il Copaiba è detto anche l'olio della rivelazione. Ha il potere di penetrare nelle parti più intime e segrete dell'animo. Si connette con il lato d'ombra dell'essere per rivelare azioni e atteggiamenti che provocano sentimenti di senso di colpa, vergogna, disprezzo di sé e paura. Aiuta a creare il distacco utile per perdonare se stessi e far pace con il passato. Favorisce i cambiamenti necessari per intraprendere il processo di guarigione. Accompagna in una dimensione più alta, dove i limiti fisici e mentali sono solo temporanei e l'anima si può espandere e vivere in connessione con l'amore universale. Molto bello, fa riflettere, sicuramente lo userei in questo senso anche in diffusione durante magari una meditazione o un momento di relax. E una frase in questi momenti che si può ripetere. Per noi, per appunto farlo agire in maniera intenzionale, nelle emozioni, potrebbe essere questa che è illumino il lato oscuro rivelando la divinità dell'essere.
Molto bello, mi piace sempre leggere anche la parte emozionale degli oli essenziali. Il Copaiba, ancora una cosa volevo dirvi, che potete fare un unguento ricollegandomi un attimo a quello che è il muscolo, i dolori muscolari, un unguento che potete utilizzare appunto il Copaiba unito alla menta piperita e alla lavanda. Potete fare un mix di gocce. Magari 10 di copaiba, 10 di lavanda e 5 di menta, e metterlo nell'olio di cocco. Nell'olio di cocco lo fate sciogliere un po' a bagnomaria e quando è tiepido, scusatemi, potete aggiungere le gocce di olio essenziale e poi lo fate raffreddare in frigorifero. E questo è un unguento che potete utilizzare poi per farvi i massaggi. Così, se caso mi scrivete che posso scrivervi la ricetta. Andando avanti, vi parlo dell'olio essenziale di Wintergreen. Allora, anche questo olio è tutta una scoperta. È un analgesico, un antinfiammatorio, un antisettico e uno stimolante. Il componente principale di questo olio essenziale è il metilsalicilato, che ha proprietà calmanti. Il wintergreen e la betulla sono le uniche due piante al mondo che hanno questo componente in maniera naturale, quindi è piuttosto raro. Bastano davvero poche gocce diluite sempre in olio di cocco per un massaggio rigenerante. Allevia le tensioni in generale, quindi non so, dopo una giornata passata al computer, o in giardino, insomma, a fare quello che fate, magari per alleviare la tensione delle spalle, del collo, qualsiasi cosa, o semplicemente un massaggio rilassante. Lo potete quindi usare topicamente, diluito sempre, o in diffusione, che ha un aroma rinfrescante e stimolante. Mentre quest'olio non potete ingerirlo, difatti arriva sempre con questo tappo che lo vedete che dovete proprio schiacciarlo per aprirlo ed è appunto un segno anche che non si può usare internamente a differenza del Copaiba. E quindi io lo uso tanto quando voglio un effetto sui muscoli più riscaldante piuttosto che freddo, perché se voglio il freddo uso il Deep Blue insieme al Copaiba, mentre se lo voglio un po' più caldo lo uso insieme anche al Copaiba e è più riscaldante. Quindi vedete un attimo per cosa vi serve. Comunque da provare e anche in diffusione è piacevole. Andando alla carta delle emozioni, il wintergreen è detto anche l'olio della rendevolezza. Aiuta a lasciare andare, a essere più tolleranti nei confronti degli altri. Favorisce chi tende a voler mantenere sempre il controllo sulle persone e nelle situazioni. Indicato per chi è caparbio e non si arrende mai, anche quando non c'è più nulla da fare. È molto efficace nei periodi di forte stress. Scioglie le tensioni e contrasta ansia e nervosismo. Permette di guardare il lato positivo delle cose e di accettare serenamente le circostanze della vita. Si consiglia alle persone che nascondono la loro insicurezza dietro schemi mentali troppo rigidi. E anche qui la frase da ripetere, magari appunto in un momento che avete in diffusione questo olio. Mi rilasso e accetto con serenità le circostanze della vita. Ecco, anche qui vi ho raccontato qualcosina in più su questi oli e mi raccomando, il mio consiglio è quello di non farveli scappare e di ordinarli al più presto. Grazie mille, a presto, ciao ciao!